La corsa per Palazzo Orsetti di Andrea Colombini parte dal bar Roccos, in pieno centro storico. Il candidato, appoggiato da due liste, No Green Pass e Ancora Italia per la sovranità democratica, ha colto l'occasione del suo primo incontro pubblico per presentare il proprio programma elettorale. Il punto programmatico principale è No Green Pass, questo è il nostro punto essenziale, che non è un punto di politica nazionale ma è un punto di politica locale, perché qualsiasi sindaco può evitare in futuro l'uso del Green Pass come primo ufficiale sanitario della città che governa. Ripresa del terziario, sostegno alle attività e al turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, attenzione al sociale, cura del verde e delle periferie. Tutto quello che il PD vi ha promesso in 10 anni e che anche l'assessore candidato del PD ha promesso e che non ha realizzato. Noi lo faremo. Critiche agli avversari politici e rivendicazione della bandiera di protesta contro il Green Pass. Una resistenza a un modo di pensare, a un modo di intendere la politica, di un modo di intendere la vita in questo paese che in questi 2 anni ha fatto tanti morti e creerà ancora più morti per povertà e per disastro economico. Insisto a dire farsa per come ce l'hanno venduta, perché ora ho anche le sentenze di tribunali che mi danno ragione e pretenderò anche delle scuse da parte di quelli che in questi 2 anni mi hanno dato del delinquente, del terrorista, dell'anarchico, del negazionista e del nazifascista. I nazifascisti sono da altre parti. Vi voglio ricordare per ultimo il nostro motto, che è il più importante, la distinzione nella pacificazione. Ovvero noi saremo diversi dagli altri perché vogliamo una città pacificata, intelligente, una città che possa dare a tutti la possibilità di svilupparsi e la possibilità di essere una città sempre migliore, sempre più grande, la capitale morale della Toscana.